Buongiorno, ciao, ci presentiamo. Lui è Blasto Ciccio e io sono Paola, Paola Russo, e sono qui per raccontarvi la sua storia. La sua storia, che è la storia di ogni bambino che fa un viaggio verso la propria casa. E quella è la più grande avventura che, anche se non si ricorderà più, avrà vissuto all'inizio dell'inizio dell'inizio della sua vita. Per alcuni bambini questo viaggio è un po' più difficile e questa storia racconta di questo percorso. Il viaggio di Blasto Ciccio, di Paola Russo, che sono io, illustrazioni di Clara Esposito, editrice Rotas. Il viaggio di Blasto Ciccio. Era il suo primo giorno e il pinguino si svegliò sotto il melograno. Buongiorno, disse l'albero come se lo conoscesse da sempre. Buongiorno, rispose il pinguino che invece non lo aveva visto mai e poi aggiunse: Ma perché tu sai chi sono io? Certamente, tu sei Blasto Ciccio. Che nome orribile, pensò il pinguino, ma non disse nulla per non offendere il melograno. Puoi dirmi dove mi trovo? Chiese il pinguino. Questo è il posto dove si svegliano i sogni, fu la risposta del melograno. Blasto Ciccio si guardò intorno. In quel posto che sembrava non avere né inizio né fine, ai piedi di ogni albero qualcuno dormiva. E tu chi sei? Chiese il pinguino. Io sono il tuo albero custode. Ti ci è voluto un po' di tempo, ma alla fine, eccoti qui. Se qui dormono i sogni, allora io ero un sogno. Ma di chi? Dovrai scoprirlo da solo. È ora di partire. A casa tua ti stanno aspettando. Mi ci accompagni tu? Chiese speranzoso Blasto Ciccio. Io devo rimanere qui, piantato a vegliare sui sogni nuovi che verranno, ma tu non avere paura. E ricorda, quando arriverai ti daranno un altro nome, quello che hanno scelto da sempre per te. Blasto Ciccio sentì il suo cuore battere fortissimo. Non conosceva ancora nessuna delle cose che lo stavano aspettando. Non sapeva, per esempio, che il suo gelato preferito sarebbe stato quello al cioccolato, che per trovare l'arcobaleno, i raggi del sole dovevano ballare nel cielo dopo la pioggia. Non poteva immaginare che la sua mamma stava mettendo da parte per lui carezze, baci e mille parole nuove, e che col suo papà avrebbe fatto le acrobazie senza riuscire a dire che arcobassie. Ecco, non sapeva niente, eppure sentiva che quel viaggio verso casa era la più grande avventura che avrebbe mai vissuto. Salutò il melograno e le diede subito. Due volpi gemelle stavano litigando su chi dovesse partire per prima. Devo partire io perché mi sono svegliata prima di te e sono la più grande, disse quella che si chiamava Luna. Niente affatto, la più grande sono io perché svegliandomi dopo di te ho avuto il tempo di diventare più grande, disse quella che si chiamava l'altra. Blasto Ciccio cercò di passare inosservato, ma non ebbe fortuna. Lui, chiediamo a lui. Ehi tu! Scusa, a guardarci così, chi diresti che tra noi due è la più grande? Io davvero non saprei. Siete così uguali. Ma di sentirsi uguali l'una e l'altra non ne volevano proprio sapere. Senti, uovo in frac, tu dove devi andare? Chiese l'altra. Il melograno mi ha detto di andare a casa, ma io non ho idea di come ci si arrivi. Se proprio vuoi saperlo, quando ci siamo svegliate sotto la quercia, quella vecchia simpaticona ci ha detto che dovevamo partire subito e che al momento giusto qualcuno ci avrebbe trovato. Però se non ci decidiamo a partire, rimarremo bloccate qui, l'una rimproverò l'altra. Perché non tirate a sorte? Provò a suggerire Blasto Ciccio. Oh, ecco che al pinguino era venuta la sua prima buona idea e iniziò la conta. Due volpine litigiose vogliono fare troppe cose, ma per prima partirà chi il mio tocco toccherà. Uno, due, tre, la partenza tocca a te.
L'altra, stava lei a fare il primo passo. I tre si misero in cammino. Damirino, come hai detto che ti chiami? Il melograno dice che sono Blasto Ciccio, ma che quando arriverò a casa mi daranno sicuramente un nome nuovo, il mio nome per sempre, qualcosa del genere. Noi siamo state più furbe, il nome ce lo siamo scelto da sole. Quando ci siamo svegliate, la quercia ci ha detto: Ciao, Embri 1 ed Embri 2. Ma poi ogni volta che partiva con un discorso importante ripeteva: Questa cosa la dico sia all'una che all'altra. Fecero un bel pezzo di strada insieme. Si rotolarono in capriole, giocarono a farsi il solletico, si sfidarono a perde chi ride per primo, si svelarono a vicenda i trucchi per farsi venire il singhiozzo apposta e quando si fece sera arrivarono stanchi nei pressi di un lago. Senti, Damerino, noi proviamo a fermarci qui. Tu fai buon viaggio e se riesci facci sapere il tuo nome per sempre. Il pinguino e le volpi gemelle si salutarono lì. Forse un giorno si sarebbero rincontrati da qualche parte. Come si stava bene in quel silenzio? Il cielo era così grande e pieno di stelle. Eppure il pinguino si sentiva triste, si sentiva piccolo, si sentiva solo. Niente più melograno. Niente più l'una e l'altra. Fu allora che una stella cadde e si frantumò davanti a lui. Blasto Ciccio tremò. Per poco non mi c'entrava in pieno, pensò con sollievo. Quella stella aveva lasciato tantissimi cubetti di luce ghiacciata. Potrei portarli a casa mia, come un regalo. E così Blasto Ciccio cominciò a raccoglierli. Tanti ne raccolse che quasi non vedeva più dove andava. E allora all'improvviso fu investito da un'ondata di calore. L'una e l'altra erano accoccolate accanto a un fuoco con la loro mamma e il loro papà. Come avete fatto ad arrivare prima di me se siamo partiti insieme? Chiese un po' deluso. Quelli che partono in due arrivano prima, perché si dividono la strada, si consigliano e si spingono talmente tanto che rischiano di litigare. Alla fine ci hanno dato due nomi per sempre. Al pinguino venne una gran voglia di arrivare. Sì, ma dove? Andava e andava, ma gli sembrava di non andare da nessuna parte. L'unico che sembrava conoscere la strada era il ghiaccio, che aveva iniziato a sciogliersi. Blasto Ciccio cominciò a piangere. Fu allora che una canzone arrivò fino a lui. Allegria, come un lampo di vita, allegria, come un pazzo gridar, allegria, come un assalto di gioia, come un assalto di gioia. Blasto Ciccio. Sentì come un odore di ghiaccio, un freddo così speciale e familiare che gli passava dalle narici e arrivava a scaldargli il cuore. Quella era aria di casa. Come facesse a saperlo? Non lo sapeva. Seguì il freddo, seguì le note, seguì l'istinto, ma per quanto muovesse veloci i suoi passi, più si avvicinava, più il poco ghiaccio che era riuscito a portare fin lì si scioglieva. Si fermò davanti a un igloo. Il suo cuore gli diceva che finalmente era arrivato. Ma lui proprio non riusciva a sentirsi felice. Non aveva più niente da offrire a quelli che abitavano lì. Mentre si avvicinava, scorse un buco abbastanza grande per guardarci dentro, un buco abbastanza grande per guardare fuori. E da quel buco Blasto Ciccio e i suoi genitori si riconobbero. Quello era il loro primo giorno insieme. Ti stavamo aspettando, sai? Sì. Me lo ha detto il melograno quando mi sono svegliato. Finalmente il ghiaccio si è sciolto e tu sei qui. Quindi sono io il vostro sogno? Sì, sei proprio tu. Aveva trovato la sua casa, il suo nome per sempre. Benvenuta, Allegria. Intanto, nel bosco dei sogni, il gatto stava per svegliarsi sotto il ciliegio. Eccola qui la storia di Blasto Ciccio.
Se avete voglia di seguirlo, lui si fa trovare. Intanto è in libreria, appena sarà possibile tornarci. Speriamo presto. Speriamo di tornare presto a raccontare storie più vicini che mai. Ciao.